successiva costruzione di un arco ellittico. Eh, torniamo negli schemi grafici. Eh, la successiva costruzione eh, rispetto alla costruzione precedente Ehm, si diversifica per, la, ehm, per il senso degli angoli positivi, verso gli angoli positivi, da senso and orario, ora costruiremo un arco ellittico con impostazioni in senso and orario, angoli positivi in senso orario. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sempre selezionare eh, il comando ellisse, selezionare l'opzione arco oppure selezionare i pulsanti Ehm, i pulsanti eh, arco ellittico quindi troveremo già eh, selezionata l'opzione A arco, A ancora. poi quindi dobbiamo scegliere un punto un punto iniziale quindi possiamo scegliere anche qui eh, uno di questi due punti poi uno contrassegnato e quindi una figura p 1 poi successivamente richiedere, richiedere la costruzione dell'ellisse l'altro punto del Dell'asse, la distanza eh, da secondo asse e poi specificare angolo iniziale. Qui 30 gradi, ora viene specificato in senso orario, quindi eh, a partire da questa direzione, 0, cioè il verso positivo della x, eh, individueremo la, la, la direzione dell'angolo iniziale a 30 gradi in senso orario dall'angolo dall 0 diciamo dalla direzione x angolo finale 150 gradi sempre dalla stessa, dalla stessa origine quindi poi quale arco viene tracciato anche qui no due direzioni individua eh, due, mh, due archi l'arco rosso e l'arco blu tratteggiato L'arco che viene generato da AutoCAD è l'arco che ha inizio nella direzione eh, dell'angolo iniziale, cioè questo dei 30 ⁇ con verso della generazione dell'arco in, se in senso anteorario, quindi quello rosso. Se poi si vuole costruire eh, l'arco quello contrassegnato eh, col colore blu linea tratteggiata, dovremmo anziché invertire l'angolo iniziale con l'angolo finale cioè l'angolo iniziale 150 gradi quindi vediamo questa linea qui angolo finale 30 gradi quindi eh, l'arco che viene generato partirà dalla direzione dell'angolo 150 gradi in senso antorario fino ad arrivare all'angolo finale di 30 gradi e quindi viene generato l'arco dell'ellisse qui contrassegnato eh, col colore blu linea discontinua ora torniamo in AutoCAD per, per vedere bene questa costruzione allora eh, innanzitutto dobbiamo DD Units per impostare eh, per impostare la direzione degli angoli positivi no? abbiamo detto in senso orario quindi eh, se, selezioniamo questa eh, questo check per impostare in senso orario gli angoli positivi ok poi costruiamo copiamo queste questo questo rettangolo le, ecco, lo posizioniamo qui in alto a destra non ho copiato questo segmentino ecco, spostiamo un po' più verso il centro ok allora. Allora, per selezionare arco ellittico abbiamo detto che nella barra degli strumenti è presente una eh, un specifico pulsante, ellisse arco, questo qui sotto allo strumento ellisse, in realtà come si è detto questo pulsante eh, non attiva un nuovo comando, bensì è lo stesso comando ellisse con l'opzione arco attivata, vediamo eh, come funziona, quindi selezioniamo questo arco Ellisse Arco pulsando ellisse arco vediamo nella rete di comando che lui scrive ellisse. Poi specificare punto finale dell'asse dell'ellisse o arco centro e seleziona già direttamente arco. Quindi passa subito alla prima richiesta: specificare punto finale dell'arco dell ellittico centro. Ecco, qui abbiamo detto passiamo per il centro, passiamo per i due punti dell'asse. Iniziamo questa costruzione con due punti. Quindi possiamo selezionare o questo o questo per mantenere il verso X, abbiamo detto, eh, coincidente. Eh, quindi l'angolo 0, il verso positivo del sistema di riferimento, coincidente con l'asse maggiore de dell'ellisse. Quindi selezioniamo questo punto. Selezioniamo la, il punto finale, l'altro punto finale dell'asse, selezioniamo la distanza del semiasse, e quindi abbiamo individuato l'ellisse Ora specificare angolo iniziale 30 gradi avevamo detto, quindi decidiamo 30 enter. Quindi 30 gradi la troviamo, lo troviamo, ecco, coincide con, questo, con questa direzione. Quando questa direzione l'asse eh, principale, diciamo l'asse maggiore, è la direzione 0 e angolo iniziale 30 gradi, Successiva richiesta è specificare angolo finale 150. Vede vediamo come eh, costruisce eh, dinamicamente l'arco, quindi eh, angolo finale quindi 150. Enter. E quindi è stato costruito un arco ellittico con angolo iniziale 30 e angolo finale 150 con eh, direzione angolo positivo eh, in senso orario, angoli positivo in senso orario. Ora cambiamo colore, mettiamo rosso e costruiamo delle linee per misurare questi angoli. Questa linea, questa altra linea l'angolo, la direzione dell'angolo 0 spostiamo sposta col comando sposta ecco, spostiamo queste tre tre linee per andare a misurare gli archi gli angoli cioè allora per misurare gli archi adesso faccio utilizzo eh, quad angolare poi vedremo vedremo bene come funziona allora quota angolare dobbiamo andare sulla scheda sulla scheda annotazione no sul, eh, sì sulla scheda annota a nota dobbiamo selezionare ecco quota angolare quota angolare quindi vediamo quanto è questo ecco misuriamo 30 rari invece eh, l'altro angolo come abbiamo detto 150 rari quindi è sta stato costruito con questi archi questi angoli 30 e 150 ora se volessimo disegnare come si è detto invece l'altro arco cancelliamo queste ellisse cancelliamo questi archi quindi l'arco la, eh, quello che nella figura eh, era individuato con il tratteggio di colore blu dobbiamo eh, invertire angolo iniziale 150 e angolo finale 30 quindi ritorniamo nella costruzione ora ritorniamo a scheda inizio eh, dunque prendiamo il menu, questa volta selezioniamo l'ellisse dal menu a tendina di segna eh, voce ellisse arco, ecco troviamo eh, un pulsantino, la voce arco Selezioniamo questa voce, passiamo per il centro questa volta. Quindi seleziono C, centro, punto iniziale. Ma prendiamo questo punto qui, l'altro punto distanza ci chiede. Quindi dal secondo asse, selezioniamo l'altro punto. Ora, specificare angolo iniziale. Ora metteremo 150 come angolo iniziale e angolo finale 30. E quindi vediamo che è stato generato l'arco l'altro arco quindi se vogliamo selezioniamo selezioniamo costruiamo delle linee per misurare poi sposta per misurare gli archi che abbiamo inserito e vediamo quindi un gruppo a nota quota vediamo che l'angolo iniziale era questo e quindi abbiamo 150 l'angolo finale era questo, individuato da queste due linee, 30 rari. Nuova costruzione di un arco ellittico altro esempio vediamo, eh, vediamo gli schemi grafici allora per questa nuova costruzione come primo punto del eh, primo punto finale dell'asse individueremo uno di questi due punti p1 nello scegliere come primo punto uno di questi due, uno di questi due punti eh, il riferimento degli assi per la costruzione dell'arco ellittico viene traslato in questo modo, come qui indicato nella figura, cioè con l'origine degli assi al centro dell'ellisse il verso positivo dell'asse x, x lungo questa direzione, cioè direzione eh, che va dal centro verso P1. Allora per. Ehm, per vedere il senso, eh, il verso, il senso positivo degli angoli orario e andorario eh, bisogna immaginare come un osservatore posto eh, davanti eh, all'asse delle Y cioè l'osservatore eh, osserva eh, l'asse positivo delle Y come qui, come qui eh, nella figura cioè come questo mino disegnato nella figura quindi, ritornando sempre nell'esempio, ehm, angoli positivi in senso andorario, Inizierà, iniziamo a fare queste costruzioni con angoli positivi in senso orario, conservando queste impostazioni, angolo iniziale 30, angolo finale 150, gradi decimali per gli angoli e direzione angolo 0. Quindi asse, questo asse qui, asse x, eh, coincide con l'angolo 0, con la direzione 0 degli angoli quindi in senso antiorario, il 30 ⁇ viene misurato a partire da questo asse e in senso antiorario, quindi andremo a individuare questa direzione per l'angolo finale quindi individueremo 150 ⁇ individueremo quest'altra direzione anche qui l'ellisse viene, eh, viene diviso in due archi ellittici quello rosso e quello blu tratteggiato l'AutoCAD genera in questo caso quello rosso in quanto genera sempre ehm, l'arco ellittico che inizia il tracciamento dell'arco ellittico inizia dall'angolo iniziale quindi da 30 gradi e procede in senso anti-orario quindi viene generato l'arco ellittico rosso qualora volessimo invece generare l'arco ellittico blu tratteggiato dovremmo invertire angolo iniziale 150 angolo finale 30 gradi questo caso, angolo iniziale 150, l'arco ellittico parte il tracciamento dell'arco ellittico, parte dall'angolo iniziale, cioè 150, e procede in senso d'orario. E quindi viene tracciato l'arco eh, ellittico blu tratteggiato. Quindi andiamo in AutoCAD per vedere come funziona. Allora, prima cosa dobbiamo accertarci: angolo. Eh, um, angoli positivi in senso andorario quindi digitiamo dd: unix per accedere al, a, alla finestra al dialogo unità disegno e quindi de -se de selezioniamo in senso orario per impostare in senso andorario l'angolo positivo ok poi eh, quindi facciamo eh, una copia di questo rettangolo copia con i suoi rettangolo, con i suoi assi Esche. ok, poi eh, selezioniamo lo strumento arco ellittico, quindi andiamo lo selezioniamo dalla scheda Multifunzione dalla barra multifunzione, scheda inizio: quindi gruppo di segna, strumento ellisse, arco ellittico. Quindi il primo punto si, eh, dobbiamo selezionare come punto finale dell'asse, o questo, o questo, quindi possiamo selezionare selezioniamo questo l'asse la, eh, il punto finale de, dell'asse più lungo. Secondo punto finale dell'asse distanza dal secondo asse e quindi poi ci viene angolo iniziale quindi ora lo 0 lo troviamo in questa direzione ecco se guardiamo il pannello delle coordinate ci indica zero, 0 20 eh, circa 0 in senso antorario immaginando l'omino che guarda quella, nella direzione dell'altro asse quindi in senso orario quest'altro asse dovrebbe misurare la direzione, quest'altra direzione circa 90. Quindi selezioniamo 30 come angolo iniziale. Poi angolo finale abbiamo detto 150. Ora per verificare eh, i, valori, i valori di questi angoli, quindi disegniamo le direzioni degli angoli, la direzione dell'angolo 0 la direzione dell'angolo iniziale, la direzione dell'angolo finale. Spostiamo questi riferimenti, selezioniamo quindi eh, dalla barra multifunzione eh, la scheda nota, gruppo quote, quota angolare, quindi misuriamo l'angolo iniziale, 30 ⁇ l'angolo finale, abbiamo detto, 150 ora se invece vogliamo cancelliamo questi la misura di questi di questi angoli e eh, cancelliamo pure questo arco ellittico se vogliamo invece costruire l'altro arco dobbiamo eh, selezionare angolo iniziale 150 e angolo eh, finale 30 quindi ripetiamo la costruzione questa volta selezionando arco ellittico dalla barra degli strumenti di segna, selezioniamo questa volta per primo il centro, quindi selezioniamo C, selezioniamo primo punto, questo punto in alto e distanza al secondo asse, quest'altro punto, quindi angolo iniziale ci chiede quindi 150, e quindi 150 si trova in questa direzione, angolo finale 30 radi riverifichiamo nuovamente i valori angolari allora angolo 0 angolo iniziale 150 angolo finale 30 rari. spostiamo questi riferimenti e quindi selezioniamo lo strumento con lo strumento quota angolare allora angolo iniziale detto 150 giusto angolo finale 30 rari quindi, ehm, quindi come è stato, è stato tracciato questo arco ellittico è partendo dall'angolo iniziale 150 150 da quest'angolo qui con, eh, misurato da questo asse in direzione 0 no? quindi questo qui poi in senso antiorario fino ad arrivare all'angolo finale che è 30 radi quindi da 150 a 30 ⁇ procedendo in senso andorario.